Bene, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori, eccoci, ecco qua, rivedete di nuovo il faccione di Marco Marchese, vedete insieme a me Alfredo Pauciulo, che è stato nostro ospite in alcune trasmissioni, e questo spazio che ci accompagnerà per i prossimi 30 minuti è una nuova creatura di Liberi.tv. Per cui nasce lo spazio dell'economia, spazio economia e mercati, liberi.tv. Il titolare della trasmissione non sono assolutamente io, il titolare della trasmissione è Alfredo Pauciulo, che fa parte del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani e si occupa di economia. Molto bravo, lo sentirete, anzi, giudicherete voi la sua bravura. E che cosa dirvi? Perché non sono io il titolare? Perché il compito mio sarà per questa, forse per un altro paio di queste trasmissioni, di dare una mano, di fare un po' da tutor, ma poi dopo la piena titolarità della trasmissione sarà di Alfredo, avrei i suoi ospiti. Di che cosa parleremo in questa trasmissione? Parleremo di economia e di mercati, con il taglio innovativo che Alfredo adesso ci spiegherà. Buonasera Alfredo, benvenuto. Spiegaci un po' che taglio vuoi dare a questa trasmissione e cosa diciamo, dovranno attendersi i nostri web ascoltatori e anche tutte quelle altre persone che poi ascolteranno e guarderanno questo video attraverso il nostro canale YouTube. Ciao Marco, buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori. Si può dire così oppure dobbiamo dire gli internet spettatori? No, quelli che Bisognerebbe abbiamo cambiare. web ascoltatori, abbiamo coniato in un'altra web TV questa specie di neologismo, ma telespettatori, web ascoltatori, va bene lo stesso. Bene, io il taglio che volevo dare a questo spazio, a questa trasmissione, è avere un punto di riferimento preciso sull'andamento dei mercati finanziari, sia come commento di quello che è accaduto nelle settimane o nei giorni precedenti alla trasmissione sui mercati finanziari, sia sulla possibilità di dare delle indicazioni sull'andamento degli stessi nei giorni successivi, nella settimana successiva. Chiaramente questo diventa poi, tra virgolette, il pretesto per poter parlare di economia in senso più generale, quindi dell'economia reale, vera e propria, e dell'incidenza che la politica ha sull'economia e quindi sui mercati, sull'interrelazione tra queste tre componenti, politica, economia e mercati. In modo da poter essere sia uno strumento operativo utile per chi ci ascolta, per chi, o per chi dovesse guardare successivamente questo video, ma anche poter essere una trasmissione che dia stimoli e in qualche modo riflessioni su quella che è l'andamento dell'economia, su quello che è l'andamento della politica e quindi farsi anche un'idea un po' più generale che va al di là dei mercati. Società. Bene, Alfredo, allora guarda, addentriamoci subito in queste tematiche. Io ti rivolgo la prima domanda, che poi è un po' la spalla per far partire proprio il motore della trasmissione. La domanda è esattamente questo: che cosa è successo nel corso delle scorse 1 o 2 settimane sui mercati finanziari? Sì. Abbiamo praticamente si è avuto un'accelerazione al ribasso e quindi negativo dei mercati finanziari, in particolare dei mercati azionari europei, in parte anche di quello statunitense, e chiaramente poiché c'è una correlazione molto forte tra questo andamento e il cross euro-dollaro, abbiamo avuto anche un grosso rafforzamento del dollaro nei confronti dell'euro. E ciò soprattutto grazie alla crisi dell'Eurozona, dovuta, come tutti gli ascoltatori ben sanno, al problema dei debiti pubblici europei, soprattutto dei paesi cosiddetti PIGS, cioè Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda. In Pig, particolare questi Pigs non è una carineria, non è una cosa no. molto bella. Che io poi a mio tempo mi sono divertito a coniare altri acronimi tipo RATS, insomma, vabbè, poi magari ne parliamo in altre occasioni. Non è Ma affatto una qualcosa diciamo, non è affatto una carineria, ha qualcosa a che fare con i maiali.
No, a tutti gli effetti è così, insomma. Però questo maiale sembrerebbe quasi, voler essere, quasi essere destinato ad essere un vitello da sacrificare. E sinceramente, questa impostazione sul problema dei debiti dell'Eurozona, che è vero che è un problema che riguarda questi paesi, ma facciamo notare che a catena riguarda soprattutto poi le banche tedesche e le banche francesi, che sono le maggiori detentrici di questi titoli del debito pubblico europeo, per cui a cascata i paesi deboli o meno deboli dal punto di vista del debito dell'Europa potrebbero avere un effetto a catena anche sui paesi cosiddetti forti dell'Eurozona. Per questo gli operatori finanziari sono preoccupati e fanno una vendita di euro nei confronti del dollaro, tanto da avere nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro si è portato da 1,32 per un euro a un dollaro, fino al minimo di 1,26 quasi per un euro raggiunto oggi, anche se in ripresa, poi dopo vedremo nelle indicazioni operative. E dicevo, c'è stato comunque un cambio di rotta nel momento in cui, con le elezioni in Francia, in cui ha vinto Hollande, si è aperta la prospettiva che la politica del rigore possa subire un arresto. Il che, se da una parte è negativo per i debiti pubblici dei paesi deboli, o potrebbe apparentemente essere negativo, potrebbe allo stesso tempo, però, gli operatori vedono un cambio di politica in tal senso come la possibilità di una politica del rigore che finalmente viene in qualche modo limitata per favorire anche una politica della crescita, perché ci sono in questo momento due scuole di pensiero principali, cioè quella che per uscire da questa crisi del debito fare solo rigore, e c'è invece chi sostiene che bisogna fare solo rigore. Oggi sembra che dall'incontro che hanno avuto via telefonica Monti, Merkel e Hollande per portare la loro posizione al G8 che si è aperto stasera proprio a Camp David nel Maryland, in Utah, per portare una politica che richieda sia il rigore come stato sicuro, il rigore dei conti, ma anche la crescita. Perché va da sé che se non hai una crescita, se non hai delle stime della crescita, solo rigore, la sua pressione fiscale non potrà far altro che creare una spirale deflazionistica e quindi una discesa del PIL, sia in termini reali che nominali, che porterà a gioco forza all'indomani, diminuendo in termini assoluti il debito pubblico, ad avere comunque un rapporto debito pubblico col PIL sempre in percentuale più elevata. Anzi, Scusami Alfredo, voglio farti una domanda, ma secondo te la crescita con quali soldi la faranno? certo, ecco, a questo ci arrivo. Sicuramente, insomma, il problema di cui si discute negli ultimi giorni è se la BCE, la Banca Centrale Europea, debba o no essere il cosiddetto prestatore di ultima istanza. Che cosa significa? Cioè, se la BCE debba, nei confronti di queste situazioni, emettere nuova moneta, nuovi euro per poter ripagare i debiti anche dei paesi. Debiti dei paesi europei, se non essi paesi più virtuosi. Questo perché la Banca Centrale Europea, a differenza della Federal Reserve statunitense, della Banca Centrale Americana, a differenza della Banca dell'Inghilterra e della Banca del Giappone, che sono prestatori di ultima istanza, che loro possono emettere questo nuove banconote, nuova moneta, anche perché lo fanno anche per acquistare titoli di questo debito. La BCE non aveva questo nel proprio statuto per evitare, diciamo, che potesse in qualche modo avere delle pressioni a stampare troppa moneta e creare inflazione. Cioè, la BCE nasce soprattutto per avere il controllo dell'inflazione, ma va da sé che non puoi avere delle politiche rigide e non tener conto che le situazioni possono mutare. Per cui in questa fase potrebbe essere utile stampare moneta. E non è detto che questa, come i detrattori, come i fautori del rigore dicono, comporti per forza inflazione. Anzi, in questo momento, con i consumi a zero, abbiamo ormai l'Italia in recessione tecnica, cioè abbiamo 3 trimestri in cui il PIL è stato negativo,
fare moneta senza proprio creare un forte prezzo assolutamente non porterebbe a creare inflazione, sicuramente non nel breve termine, e nel medio e lungo termine non porterebbe a chissà che grossi tassi di inflazione. Anzi, in questo momento il rischio è piuttosto che restare in inflazione non tanto da circolazione monetaria, mentre la circolazione monetaria può aumento indiscriminato dei costi per recuperare il prezzo di valuta, quindi l'inflazione da una cosiddetta stagflazione, aumento dei prezzi e Bene, ho capito. Tu, Alfredo, volevi farci anche vedere dei grafici o avevi preparato delle grafiche o ricordo male? sì, io vorrei giusto un attimo fare un ultimo passaggio Sì, sempre sull'aspetto politico assolutamente. sempre per i temi elettorali che ci sono stati la scorsa settimana, cioè sulla Grecia che ha avuto le sue elezioni con un risultato che ha visto l'impossibilità a creare un nuovo governo. A mio avviso c'è stata una grossa irresponsabilità dei politici greci, perché vista la situazione, pur comprendendo la diversità di vedute dei partiti che erano entrati in Parlamento, dovevano, a mio avviso, riuscire a fare un governo di intesa nazionale, un governo di responsabilità. Fatto di politici, non tecnici, perché assolutamente io non credo ai governi tecnici, perché i governi tecnici alla fine sono sempre politici. E invece è accaduto che sono di nuovo andate alle elezioni che si terranno il 17 giugno, e ciò ha fatto sì che si creasse ulteriore incertezza sui mercati, addirittura c'è chi parla di uscita della Grecia dall'euro, e questo ha alimentato un'ulteriore speculazione sul cambio euro-dollaro e sulle borse, vedendo le borse ulteriormente più basso e il cambio euro-dollaro, come detto, oggi è un minimo quasi 1,26. Però voglio dire in merito che assolutamente io non credo all'uscita della Grecia dall'euro. Anche se sento molte persone che stanno comprando dracme, lasciate di perdere. A mio avviso stanno dicendo un sacco di bugie, perché non ci si può permettere, né a livello di Grecia, né a livello di tutta l'Unione Europea, non solo dell'Eurozona, un'uscita della Grecia dall'euro. Un'uscita della Grecia dall'euro ha anche un costo politico, il cui significato sarebbe non il fallimento dell'euro, ma il fallimento dell'Europa, anche in visione di un futuro di Stati Uniti d'Europa, come Federazione Democratica degli Stati. Aspetta un attimo, Alfredo. Allora, l'uscita dall'euro da parte della Grecia, tu dici, sconvolgerebbe l'Europa a livello politico. Sì. Però oggi la gente ha fame e quando dico fame stiamo quasi arrivando proprio alla fame Chiaro. nel senso più puro del termine, insomma, proprio la mancanza di soldi per andare a fare la spesa. E quindi come può sia il popolo greco che anche la popolazione che vive negli altri paesi europei conciliare questa cosa? Quindi credere in un forte progetto europeo e allo stesso tempo sopportare la crisi economica che in questo momento sta veramente mettendoci in gravissima difficoltà. Allora, innanzitutto, lasciando stare i molti falsi profeti che in questo momento dicono che l'uscita dall'euro sarebbe una svalutazione competitiva per cui si sarebbe ripresa economica. Questo è un falso assoluto, perché è vero che qualsiasi paese dovesse uscire dall'area euro, fosse anche l'Italia, è vero che si avrebbe una svalutazione competitiva che consentirebbe di esportare prodotti più facilmente, ma è anche vero che avresti un'inflazione fortissima nei paesi che dovessero uscire dall'euro, e allo stesso tempo, quindi, con un aggravio dei costi dei beni e delle materie interne, ma anche con un termine di aumento dei prezzi delle materie prime internazionali quotate in dollari, come il petrolio o anche altre che servono per produrre poi niente a rivendere. Quindi quel vantaggio che viene portato ad esempio come utilità per uscire dall'euro viene usato come paravento per coprire tutti gli altri vantaggi. Allora come si fa? Perché effettivamente la crisi ormai è arrivata a un punto in cui forse i popoli,
A mio avviso, in questo momento, nonostante la mia impostazione economica sia votata al rigore, ma non in maniera dogmatica, avendo io una visione multifattoriale della realtà e quindi anche della realtà economica, penso che in questo momento di crisi profonda la BCE debba, come le altre banche centrali, assumersi con l'autorizzazione della politica, del ruolo di testatore di ultima istanza, stampare euro a sufficienza, non in eccesso, ma a sufficienza per coprire questa emergenza. Questo consentirebbe alle popolazioni allo Una stretto di politica keynesiana. sì, keynesiana moderna, però attenzione, perché mentre Non volevo pronunciare la parola del peccato. Tu sai che io sono no, ma un guarda, appassionato della teoria monetaria moderna, no? La Modern Money Theory. ma io nemmeno, Però, guarda, scusa, Alfredo, voglio però, noi abbiamo sì. una regola nelle nostre trasmissioni, che è quella di dare precedenza assoluta. Adesso mi risponderai anche sulla MMT, però dobbiamo dare precedenza assoluta a una domanda dalla chat. E Giancarlo Calciolari ti domanda: quanto pesa la speculazione internazionale rispetto alla crisi greca? Pesa nella misura in cui nella misura in cui c'è una debolezza della politica e c'è uno scarso controllo da parte del legislatore, da parte delle autorità preposte al controllo sulle operazioni finanziarie quando vengono svolte a livello criminale. Perché se si opera di concerto, se si opera perché si conoscono già le informazioni o se si opera perché magari qualcuno si accorda con qualche politico, perché potrebbe sempre accadere, non possiamo escluderlo, e allora a quel punto può essere un legame. Diversamente, l'unico legame possibile, diciamo, è che la debolezza dei politici, l'incapacità dei politici o la mancanza di volontà dei politici a voler risolvere il problema dà il presto il fianco alla speculazione internazionale. Ma soprattutto è che le popolazioni non debbono farsi inginocchiare dalla speculazione internazionale. Non è il problema se lo spread sale alle stelle o meno. Il problema è che cosa vuoi fare con il tuo debito. Vuoi ripagarlo? Non vuoi ripagarlo? Vuoi che la BCE stampi affinché si ripaghi il debito? Il problema è non accettare criticamente, cioè non accettare senza critiche che i governi delle proprie nazioni impongono politiche di rigore tenendo, aleggiando lo spettro della speculazione internazionale dello spettro. Negli anni 70 l'Italia è sopravvissuta non solo all'ETR, ma anche a una grossa speculazione dovuta a un periodo di stagnazione, così la Grecia, così tanti altri paesi. Siamo sopravvissuti a tante crisi. Quindi, se oggi si riesce a dire è perché non sono o per volontà o per incapacità delle politiche economiche e delle politiche monetarie che favoriscono l'uscita dalla crisi. Perché si tratta di una crisi profonda, per carità, di quelle secolari, ma non ci sembra non esserci capacità di uscire da questa crisi. Spero di aver Benissimo, detto. sei stato esauriente e non solo. Adesso però mi dovevi rispondere sulla MMT e poi dopo andiamo avanti. Guarda, volevo avvisarti che noi abbiamo a disposizione 6 minuti. Ahimè, tutte le nostre trasmissioni, i 30 minuti scivolano in un modo assolutamente incredibile. Non so veramente come, non riesco a capacitarmi neanche io. Ok, allora do sulla MMT, Ma che è sostanzialmente la brevissimo. Modern. Sì, così passiamo ai grafici e diamo delle indicazioni Esatto. operative. Sulla Modern Market Theory, dicevo, sostanzialmente non sono d'accordo a usarla sempre. Cioè, che sostanzialmente la Modern Market Theory dimostra come in effetti l'economia, ma anche la finanza, sia tutta una questione di immissione della moneta nel sistema. E in effetti, per chi come me opera sui mercati finanziari, ha del vero questo.
come anche giusto la loro osservazione, per cui dopo che si è stampata molta moneta tu puoi togliere dalla circolazione attraverso la leva fiscale. L'unico problema è che questo a lungo andare può comportare delle discriminazioni nell'utilizzo della leva fiscale, per cui alcuni settori possono essere favoriti, altri no, oppure puoi creare un'inflazione in alcuni settori impoverendo certi settori in altri. In questo momento è utile però, è utile stampare moneta, magari se non attraverso la BCE, mettendo ad esempio dei fiscal bond, cioè mettendo dei debiti, dei titoli del debito pubblico che vengono ripagati, pure se lo Stato non ha possibilità di ripagarli in euro, possono essere portati in compensazione delle imposte al 100%, che significa che tu non presteresti nemmeno il fianco alla speculazione internazionale, perché se dovessero portarli al di sotto del prezzo di emissione, cioè di 100, dovresti me che devo pagare le tasse, che io al 98, al 97 li comprerei, perché so che lo Stato mi farebbe scalare 100 di tasse. E quindi comprerei già al 97 e al 98 perché avrei uno sconto del 2% di tasse. E ciò comporterebbe la speculazione internazionale, più volendo non riuscirebbe a far calare le tasse. E poi magari questo argomento vorrei approfondirlo qualche perché potrebbe essere interessante parlare di teoria monetaria, di fiscal bond e anche di altre strumentazioni innovative che possono essere messe in campo, perché non capisco perché i nostri politici non tengano in considerazione in questo momento risolvere Benissimo. No, passerei. dicevo benissimo, quindi possiamo passare adesso un po' alle Sì. tue indicazioni. Sì, e io chiamerei a questo punto la regia, l'intera regia a mettere il primo grafico che rappresenta l'andamento dell'euro-dollaro, perché poco fa parlavamo del cross euro-dollaro. Quindi se la regia Ce l'abbiamo non... già, i nostri web Ok, ascoltatori il grafico lo vedono. perfetto. Noi abbiamo che l'euro-dollaro oggi, stamattina, proprio stamattina, ha fatto un minimo a 1,26,40 circa, cioè ci voleva un dollaro e 26,40 centesimi per avere un euro, e ho messo, come vedete, delle linee orizzontali, un canale discendente. Questo canale discendente fa vedere come dal 1 maggio, da un massimo relativo di 1,33 quasi di euro-dollaro, siamo scesi ad oggi a questo 1,26,40. E 40. Poi davo come una prima, vista la reazione che si è avuta stamattina, c'è cioè iniziata una ripresa dell'euro nei confronti del dollaro, e davo come possibile andamento almeno di sfruttare la linea viola, come che vediamo si porta attorno a un pezzo di 27,80. Quando oggi pomeriggio ho inviato questo grafico, si era a distanza di 100 punti, dal 100 punti in valore assoluto da quella linea. Paradossalmente, stasera, nel giro di poche ore, si è avuto un grosso balzo dell'euro che ha recuperato fino a 1,2780, proprio andando a toccare quella linea viola vicina. Se dovesse superarla, ecco, io penso che sia possibile la settimana prossima, con praticamente 8 potrebbero uscire delle buone notizie, almeno momentaneamente lascerebbero spazio a un recupero dei mercati dell'euro nei confronti del dollaro. Comunque dicevo, se dovesse essere superata, porterebbe il prezzo, a mio avviso, a quella linea attorno a 1,2905, quella linea orizzontale a 1,2905, ed eventualmente anche fino a 1,2990. Questa è la reazione più o meno di media probabilità che mi attendo. E si può vedere meglio sul grafico 2, ma mi passa sul grafico 2. C'è il grafico 2? Ecco qua, abbiamo il grafico 2. Perfetto. E vediamo che la reazione che potrebbe avere il mercato, che già sta da oggi in tardo pomeriggio avendo, è un recupero verso la quota di 1,2820, la prima linea verde orizzontale sotto, superata la quale avremo uno spazio molto ampio per recuperare fino almeno 1,2980, 1,2990. Io ritengo che nella prossima settimana, nelle prossime 2 settimane, dovremo avere almeno un recupero fino a quell'area,
da quel livello, se dovesse essere superato, e allora ci potrebbe essere addirittura anche un rientro parziale della crisi, o altrimenti quello potrebbe essere un buon livello da cui rimettersi di nuovo in vendita sull'euro per comprare dollari per un'ulteriore più approfondita discesa che si avrà in seguito. E questo andamento, poi parlando di debiti pubblici, come parlavamo prima, si tratterebbe di vedere anche il grafico del punto. E se la regia mi passa il grafico numero 3, e sul grafico numero 3 noi possiamo vedere il punto. Il punto è il future sull'indice dei titoli di Stato tedesco. Come vedete, c'è un andamento molto inclinato di questo. Soprattutto a partire da metà marzo in poi, in cui sembrerebbe quasi che i titoli di Stato tedesco siano entrati in una bolla, in bolla, cioè ci sono tutti che acquistano titoli di Stato tedesco a prezzi via via crescenti in maniera con una pendenza eccessiva per, diciamo, vanno ad acquistare per mettersi al sicuro a loro avviso, ma a chi più o meno opera sui mercati finanziari, in genere un'inclinazione del genere lascia presagire da qui a poco la possibilità che anche il mondo inizi a crollare, cioè che ai prezzi attuali sia così poco redditizio da tenere il punto che da qui a poco potrebbe esserci anche un altro po' di crescita, ma poi ci sarebbe una caduta del titolo di Stato tedesco. In più, se passiamo al grafico successivo, vediamo che tra le altre cose. Questo è un grafico con barre settimanali del titolo di Stato tedesco del Bund. Vediamo che da una parte ha raggiunto un apice nella linea viola di un canale al rialzo di lungo periodo, e allo stesso tempo vediamo che ha 9 settimane di rialzo, quelle barrette indicano le settimane di rialzo. In genere è qualcosa che capita molto molto raramente e potrebbe indicare proprio il fatto che dicevo prima che c'è un esaurimento almeno momentaneo del rialzo del Bund. Questo potrebbe comportare operativamente la settimana prossima ad aprire posizioni al ribasso sul Bund. E quindi questo dovrebbe anche corrispondenza sul fatto che ci possa essere una momentanea ripresa dell'euro-dollaro, perché in genere hanno una relazione inversa. Quindi da questa analisi grafica, mettendo entrambi i grafici, l'idea previsionale che ho in mente, supportata anche dai grafici, è che nella prossima settimana, magari non subito da lunedì, ma da martedì in poi, potremo avere i mercati azionari al rialzo, euro-dollaro al rialzo e il punto al più basso, almeno per fare una ricopertura, e il punto potrebbe arrivare anche fino a 1,39,80. Con l'euro-dollaro, come abbiamo detto prima, 1,29,90, e da lì magari poi partire per 1,1 ribassisti sui mercati azionari e sull'euro-dollaro e per nuovi rialzi sui mercati. È giusto per dare un ultimo sguardo previsionale sui mercati azionari, passiamo al grafico successivo, il numero 5, che ci dà l'indice del mercato americano che ha fatto un minimo a 1,291 in giornata, è chiuso a 1,295 poco fa. Con un ribasso dello 0,75% e che potrebbe avere un'ulteriore crescita di 2,85-1,280. Da quel livello poi potrebbe reagire per un rialzo sempre all'interno di questo canale discendente che vedete a destra in blu, per un rialzo di reazione fino attorno al livello di 1,308-1,300, fino al livello di 1,300. E anche questo quindi va nell'ottica dello scenario che abbiamo presupposto prima, cioè di un recupero di mercati azionari, magari non da lunedì ma da martedì in poi, per poi recuperare certi livelli, verificare a quei livelli se vi possa essere un ulteriore recupero e quindi un rientro corposo dalla crisi, oppure invece sarà solo un recupero tecnico da cui poi rifare nuove vendite per ulteriori ripassi. E lo stesso andamento lo possiamo vedere sia nel grafico 6 che ci porta al mercato azionario italiano, a cui bisogna prestare molta attenzione perché stamattina ha fatto un minimo quasi vicino ai minimi storici di 12.300 punti fatti a marzo del 2009 all'apice della crisi. Anche qui vediamo
ha toccato un livello tale da cui potrebbe ripartire la settimana prossima. Attenzione però, lunedì potrebbe già partire con una perdita dell'1,75, non tanto dovuto alla perdita dell'indice, ma perché lunedì mattina staccano i dividendi molte delle azioni quotate in borsa a Milano, e il peso di questo stacco dei dividendi è misurato in circa l'1,75%. Per cui se lunedì mattina vi dovesse trovare a vedere un indice della borsa italiana in negativo e altro in positivo, non è perché l'Italia va male, ma è perché in Italia molte società hanno staccato dei dividendi e quindi magari uno 0,50 in meno, in realtà l'Italia sta salendo dell'1,25 perché deve scontare un meno 1,75 di dividendi staccati. Anche qui io penso, l'idea che mi sono fatto è che ci potrebbe essere una reazione da quei livelli che raggiunge almeno di 14.250 punti di indice. E da lì poi è possibile che si riprenda a scendere, andare a... Alfredo, Sì, guarda, veramente l'analisi interessantissima, però c'è un solo particolare, abbiamo sforato di 14 minuti. E comunque, quindi, giusto ho anche punto. una domanda da farti, poi le domande hanno la priorità assoluta e con la domanda infatti dobbiamo chiudere. E quindi sì, no, completa pure la tua analisi, poi ti faccio la domanda e ahimè dobbiamo chiudere la trasmissione. Quindi, insomma, sostanzialmente ciò che voglio dire a tutti gli ascoltatori è monitorate i livelli indicati. Magari questi grafici li potremo mettere sul sito, magari potreste scrivermi un'email attraverso Liberi TV per avere ulteriori informazioni. Dopodiché, arrivati a quei livelli, monitorare con attenzione i livelli che abbiamo menzionato per effettuare operazioni per alleggerire le posizioni di portafoglio, o per eventualmente mettersi di nuovo in vendita su questi titoli. Quelli sono i livelli importanti da monitorare per capire se si continuerà a scendere oppure si andrà finalmente al rialzo. Quindi quello che fino a quei livelli ci sarà solo una reazione tecnica dei mercati. E ok, passo. Bene, allora dalla chat c'è Magaletti che ti manda i saluti, era doveroso farlo, e chiudiamo la trasmissione con una domanda da parte del nostro mitico direttore Gianni Colacione che ti chiede: dalla politica del rigore alla politica del debito, oggi se ne comincia a parlare. Questo comporterà il cambio delle leadership di tutti gli stati europei? Io penso di sì, ma la grande domanda è: saranno i cambiamenti di leadership a portare un cambio di politica o sarà il cambio di politica a far cambiare le leadership? Io l'ipotesi che sto facendo è che inizialmente ci saranno dei cambi, in parte dei cambi di leadership, come è stato con Hollande in Francia, e magari mi aspetto anche una ulteriore vittoria più forte in Grecia dei partiti di sinistra, i quali determineranno un cambiamento della politica europea, economica europea, ma allo stesso tempo tutto ciò favorirà alle prossime elezioni, anche in Italia l'anno prossimo e in altri paesi, un cambio generazionale, non solo di leadership, ma cambi generazionali anche in quei partiti che attualmente sono per una politica non del rigore, ma per una politica espansiva. Io vedo che penso che siamo alla fine di un ciclo anche politico. Benissimo, Alfredo, grazie, grazie davvero. Noi come prima trasmissione siamo andati benissimo, credo che abbiamo spiegato molto bene ai nostri web ascoltatori qual è il taglio di questo spazio economia e mercato che ritorna fra 2 settimane. Chiediamo scusa alla prossima trasmissione e a Giancarlo Calciolari per aver ritardato il suo appuntamento a tavola con la musica che fra qualche istante sarà sui nostri schermi. Alfredo, grazie, grazie davvero. Ci vediamo fra 2 settimane e un saluto da Marco Marchese. Grazie a te e grazie a tutti.